è stato colpito ripetutamente, graffiato nel viso, e più c'è stato anche il furto dell'apparato radio della macchina, che se n'è accorto in un secondo momento perché era sconvolto. Vittima dell'aggressione un tassista 57enne aretino, preso a calci e pugni da due donne, due prostitute, nella sera di Natale. L'uomo stava accompagnando dalla stazione di Arezzo le due donne, entrambe di origine nigeriana, nel quartiere di Pescaiola, immediata periferia aretina. Una volta arrivata a destinazione, le due donne però si sono rifiutate di pagare il supplemento notturno richiesto dal tassista. Loro si sono scagliate contro il mio collega per il fatto dei 2 euro di supplemento notturno festivo che c'era. Le due donne così si sono scagliate contro il tassista, che è finito al pronto soccorso dell'ospedale San Donato di Arezzo, dove lo hanno medicato e dimesso con una prognosi di 7 giorni. È il fatto che è grave. Il tassista così sporto denuncia ai carabinieri di Arezzo, che stanno cercando di individuare i due aggressori. Cosa chiedete voi tassisti? Più sicurezza soprattutto nelle ore notturne. Vediamo ora con il prefetto, il sindaco e il coso di intervenire sul fatto. Non ci si sente così sicuri di notte? No, anche se non ci sono grandi pericoli, però via via possono capitare queste cose. Discussioni sulle tariffe, sul coso, un po' brutto.